Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, io mi occupo di coaching spirituale, aiuto le persone a riallinearsi alla propria energia, a ritrovare la propria energia vitale e a riallinearsi al cammino, allo scopo divino della propria anima attraverso una tecnica molto potente chiamata Logos Healing. Questo è un video per spiegare, in quanto ho ricevuto delle domande, perché alcune persone mi hanno chiesto spiegazioni su quello che è il subconscio, ok? E quindi ora spiegherò l'importanza di riallineare la mente subconscia alla nostra parte consapevole e quindi poter riallineare la nostra parte animica, la nostra parte terrena, affinché possiamo raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi dell'anima, ok? E anche personali, affinché appunto gli obiettivi personali possano essere in allineamento a quelli spirituali animici, ok? Allora, o come ho spiegato in un precedente video, diciamo che mi piace raffigurare la mente come un iceberg, come una piramide, ok, un iceberg, dove praticamente, immaginate l'iceberg dove diciamo dall'acqua emerge solo la prima parte, la punta, e come ho già spiegato in un precedente video, quella è la mente razionale, le cose di cui noi siamo consapevoli, quello che noi vogliamo realizzare. Purtroppo cosa succede? Che molte persone vogliono raggiungere degli obiettivi, alle volte agiscono, fanno tanta azione, però vengono sabotati dall'inconscio. L'inconscio è la parte che è sott'acqua, cioè la parte dell'iceberg più grande. Questo perché? Perché ci sono dei sistemi di credenze che ho chiamati anche dei programmi, per così dire, che a qualche livello ci stanno sabotando. Ma noi non vorremmo questo. Ma perché succede questo? Questo succede perché noi abbiamo ereditato una, diciamo, una programmazione un po' dalla società che ci circonda, può dipendere anche dalle credenze familiari che noi abbiamo registrato da bambini, dai nostri genitori, dai nostri antenati addirittura, o anche dalla società stessa, dalla scuola. Quindi è come per dire, se io voglio avere successo, però non lo so, mi sono sentita dire da bambina che non valgo niente, che sono una fallita, o magari abbiamo sentito un esempio, i nostri genitori che dicevano questo, a qualche livello noi possiamo aver come un imprinting, abbiamo assimilato queste strutture, questi programmi, e quindi anche se noi vogliamo avere successo in qualsiasi ambito della nostra vita, vogliamo emergere, vogliamo riuscire a raggiungere un determinato obiettivo, la nostra mente inconscia ci sabota. Immaginate un computer che ha tanti programmi, sono come dei virus, alcuni sono potenziali, alcuni sono sabotanti, e questi sabotanti sono come dei virus per il PC. Quindi se noi cerchiamo di far funzionare il PC, il PC non va avanti, magari non si accende, non dà le prestazioni che noi vorremmo utilizzare, e più o meno avviene la stessa cosa nella nostra mente inconscia. Quindi diciamo che noi l'inconscio lo programmiamo in continuazione, quindi ci sono delle credenze, comunque dei programmi che ci portiamo fin dall'infanzia, ma ci sono dei programmi che continuiamo a installare inconsciamente anche se non vogliamo. Come? Vi faccio un esempio: le persone che guardano tanta televisione, telegiornali con informazioni negative, oppure quindi continuiamo a mettere programmi negativi, c'è la crisi, c'è questo, c'è quello, la situazione che stiamo vivendo adesso in Italia e nel mondo, ci assorbiamo veramente tante informazioni negative che quindi ci scoraggiano, non ci danno forza, perdiamo energia. E se noi crediamo e associamo a quelle informazioni delle emozioni negative, diciamo che l'informazione più l'emozione creano il programma inconscio, avete capito? Questo avviene anche quando guardiamo i film. Un conto è se guardiamo un film sentimentale dove c'è sempre il lieto fine, chissà perché le persone che guardano questo tipo di film hanno delle convinzioni che c'è sempre il lieto fine nella vita, mentre invece molte persone credono che il lieto fine nella vita
non c'è perché magari guardano film di guerra, film dell'orrore, film thriller, film drammatici, e non sto scherzando, anche quello che noi leggiamo nei libri. Un conto è leggiamo libri di crescita personale che aiutano a migliorare le nostre prestazioni, il nostro mindset, le nostre strutture mentali, e questo già aiuta a sprogrammare, a riprogrammare in un livello di potenziali positivi. È un conto se invece leggiamo libri di thriller, di scenari negativi, di omicidi e di cose che comunque ci... di politica, però non intesa come magari una politica negativa, ecco che questo ci butta giù e ci fa credere che non siamo in grado, non siamo capaci, ok? Quindi io voglio fare una cosa, voglio avere successo, voglio realizzarmi nella vita, voglio vendere quella casa, voglio aprire questa attività, voglio continuare ad andare avanti nel mio lavoro, però se ci sono delle persone che ci hanno scoraggiato, diciamo che molto dipende anche dalle persone che noi frequentiamo. Io questo lo dico sempre nei video: le persone lamentose, le persone che dalla mattina alla sera non fanno altro che dire che tutto va male, che il mondo fa schifo, che tutto è negativo, a forza di frequentare queste persone, inconsciamente noi, anche se non vogliamo, prendiamo queste, come un imprinting, prendiamo queste informazioni e ci arrivano nell'inconscio. Quindi non facciamo altro che riprogrammare la nostra mente giornalmente, anche se non lo sappiamo, anche se non vogliamo. Vi rendete conto? Oppure potrebbe essere successo che magari nella vita avete avuto un fallimento, questo fallimento vi ha fatto cadere molto in basso, vi ha fatto toccare il fondo, può essere fallimento sentimentale, può essere fallimento nella vostra attività. Ecco che ricordiamoci che le persone di successo nella vita sono le persone che hanno fallito tante volte, o comunque che hanno avuto grossi fallimenti e che poi però hanno avuto il coraggio di riemergere, di lavorare su di sé e sul proprio mindset, sulla propria mente, ok? Si sono riprogrammati al successo. Quindi le persone di successo semplicemente hanno una mente subconscia allineata alla mente razionale, alla mente consapevole, ok? Quindi assolutamente, vi faccio un esempio: immaginate quando ancora non sapete guidare la macchina, vi spiego come funziona la mente inconscia. Voi non sapete guidare la macchina o una bicicletta. Cosa succede? Che voi all'inizio l'inconscio è quella bussola che poi ci fa fare tutte le attività in automatico. Quindi non è una cosa che va contro di noi, è una cosa che va in funzione ai programmi che noi diamo all'inconscio stesso. Quindi la mente subconscia, i sabotaggi non dipendono perché la mente subconscia è cattiva e malvagia, no, è perché abbiamo questi imprinting, questi programmi installati che ci sabotano, capite? Vi faccio un esempio, anzi in realtà è molto funzionale la mente inconscia se noi la utilizziamo a nostro favore. Vi faccio un esempio: quando noi dobbiamo imparare a guidare la macchina e noi impariamo a lasciare la frizione, ad accelerare, a mettere la prima, lasciare la frizione, accelerare, la macchina parte. E all'inizio tutto questo ci sembra difficile, complicato, soprattutto io perlomeno quando dovevo prendere la patente, mamma mia, devo mettere la prima, poi la seconda, poi la terza si mette così in alto, poi la quarta va in basso, la quinta va così. E quindi all'inizio dobbiamo ragionarci un po', dobbiamo affaticare un po', dobbiamo allenarci un po' a imparare queste due o tre cose. Ma poi cosa succede? Dopo un anno, due anni, tre anni che guidiamo, anche prima, per molti anche dopo pochi mesi, l'inconscio in automatico sa già cosa dovete fare. Tanto è vero che le persone che sanno guidare, quando guidano mettono la prima in automatico, decelerano, accelerano, tolgono la frizione, schiacciano il freno, mettono la quinta quando devono andare veloce. E quindi è una cosa, si guida, addirittura noi riusciamo a guidare anche a pensare ad altre cose. E questa è la bellezza della mente inconscia. La mente inconscia in automatico sa già cosa deve fare, perché noi abbiamo programmato l'inconscio a imparare
una determinata cosa, come guidare la macchina, come andare in bicicletta, è vero o non è vero, come fare un video su YouTube, all'inizio cosa devo fare, devo inquadrare, devo schiacciare questo, devo schiacciare quello, devo spostare il video, devo mettere la luce in un certo modo, all'inizio è tutto un po' complicato, invece poi l'inconscio, le cose si fanno molto spontaneamente, quindi dobbiamo far diventare la nostra mente inconscia, come dire, il nostro alleato. Ecco perché la riprogrammazione, quindi cerchiamo anche di associare a questa parola riprogrammazione qualcosa di positivo. Possiamo quindi noi allenarci ad essere persone di successo, possiamo noi allenarci ad essere persone felici, possiamo noi allenarci ad essere persone che possono realizzare i propri sogni, che possono manifestare ricchezza, che possono manifestare abbondanza, che possono uscire da una situazione, da un lutto, che possono uscire da emozioni negative del passato, da traumi del passato. Ecco che qui subentra Logos Healing. Come ho già parlato in altri video, Logos Healing può essere utilizzata sia per la liberazione, quindi da credenze negative che stanno sabotando il nostro subconscio, da emozioni negative, paure, blocchi, sistemi di credenze, traumi del passato, paure, abbiamo detto emozioni, tutte queste cose che ci stanno bloccando, che ci stanno facendo venire l'ansia, che non ci fanno sentire amati, tutte queste strutture noi le possiamo trasmutare, ok? La seconda parte, ripeto, il secondo aspetto di Logos Healing è quello della riprogrammazione. Nella riprogrammazione noi utilizziamo il tapping, andiamo a toccare dei punti, il punto karate serve per mandare le intenzioni pure di amore, andiamo a picchiettare questi punti chiamati meridiani, dove scorre l'energia, facciamo sì che l'energia fluisca liberamente, è come che il nostro corpo prende informazioni tangibili attraverso le nostre affermazioni positive di gratitudine al presente, che ci consentono e associazione di emozione positiva, quindi parola, logos, ok? Emozione positiva, grazie, picchiettamento, insieme è veramente una potenza per riprogrammare il subconscio. Naturalmente nelle sessioni che andrete a fare con me si lavorerà per la liberazione, per la riprogrammazione, un'ora, in un'ora è possibile fare tutto questo lavoro, e poi naturalmente è molto importante nella riprogrammazione andare avanti un mese, due mesi, tre mesi, per proprio già in 21 giorni una cosa che viene ripetuta per 21 giorni diventa un'abitudine, quindi l'inconscio andrà in automatico. Quindi se voi in questo momento avete carenza di denaro, voi potete manifestare più denaro. Se voi avete carenza di amore per voi stessi, trasformerete nell'amore per voi stessi. Se non siete grati, entrerete nella gratitudine. Se non siete positivi, vi eliminerete la negatività per poi trasformare tutto ciò che è negativo in positivo. Quindi in realtà si tratta di una vera e propria trasmutazione, di un vero e proprio processo alchemico, di una vera e propria trasformazione di piombo in oro. Ecco che vi ho spiegato il perché è importante riprogrammare la mente inconscia a favore dei nostri desideri, dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, per vivere una vita felice, per vivere una vita consapevole e per essere nel nostro, nel vostro pieno potere. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, potremo fare un grande lavoro insieme con Logos Healing. Un caro saluto, a presto, ciao!